Giovanni Lindo Ferretti, non avere timore. A chi vorrebbe dirlo? Beh, io lo dico a me stesso, ma all'origine credo davvero che non avere timore, lo possa dire con coscienza di causa l'arcangelo a una giovane donna, perché quello è veramente l'ignoto. L'assoluto che entra nel relativo è qualcosa che sconvolge la materialità delle cose. È un non avere timore che ha molto a che fare. Il timore è fisico, non è mentale, lo percepisce la carne molto prima del pensiero. Oggi, 2000 anni dopo la nascita del Salvatore, dopo l'incarnazione, non avere timore, beh, credo che sia una cosa che ognuno di noi si deve dire tutte le mattine quando si alza. Perché sono tante le situazioni, anche quotidiane, in cui il non avere timore si può dire se si percepisce la pregnanza del timore, perché ci sono cose che non possono non procurarti timore, per banalizzarla. Anche la bellezza, quando è davvero bellezza, contiene una piccola quota di timore. È un discorso complesso, non è facile, almeno io non sono capace di ridurlo ad una battuta. Quando Roberto mi ha chiesto quest'opera, cioè quando io dico Annunciazione, tu cosa pensi? E io ho risposto così, immediatamente, Annunciazione appunto è non avere timore. Un'opera che nasce anche nei tempi lunghi e negli spazi dell'Appennino tosco-emiliano. E questo era banalmente inevitabile per poter lavorare con me. Io sono molto lontano dall'immediatezza, credo che ogni cosa abbia bisogno di un tempo. Comunque, una gestazione umana sono 9 mesi, una gestazione equina sono 11 mesi, un cane sono 3. Comunque, un progetto di vita, anche un progetto artistico. Se io decido di fare un disco, comunque da quando comincio a farlo a quando ce l'ho in mano, passa una quota di tempo che non puoi comprimere. Lo fa il mondo moderno perché parcellizza ogni possibile cosa, ad ognuno fa fare una piccola parte, allora tu riesci in un attimo ad avere quello che ti serve, ma non è un prodotto dell'umanità, cioè è un prodotto di una parcellizzazione e suddivisione dell'umanità. Questa dilatazione di tempo in qualche modo si può cogliere anche nei suoi ultimi lavori, dove riecheggiano storie molto antiche, riecheggiano voci latine, le voci della tradizione, canti che sono preghiere. E tutto questo genera un effetto di straniamento, ma anche di una nuova posizione rispetto al mondo. Ma io dico che noi, la nostra comunità è molto fortunata perché noi abbiamo tanti morti e la morte fa ancora parte della nostra vita, della nostra quotidianità. E l'aver creato un taglionetto tra la vita e la morte che permette poi di trasformare la vita in una serie di attimi. Chi vive tra i morti, chi nasce tra i morti, tra i non ancora nati, ha per forza uno sguardo che è più grande. Questo è uno davvero dei grandi problemi della contemporaneità, il fatto che per sconfiggere la morte noi abbiamo scippato alla vita la morte, ma non abbiamo sconfitto la morte è assolutamente quella che è sempre stata, abbiamo impoverito moltissimo la vita. Mi ha molto colpito durante la sua performance anche questo riferimento, non so se è quanto autobiografico, alla nonna, al racconto della nonna. Io non riesco, cioè mia nonna c'è sempre, se io devo parlare di qualche cosa,
comunque non posso non fare riferimento a lei, perché io ho idea che la mia vita è un percorso, che è una parola abusata come tutte le parole, non rende più, però io ho 64 anni e questi 64 anni io li ho ben presenti nella loro scansione. La vita è una gran cosa, non la si può ridurre a una componente, non la si può staccare dalla morte, non la si può staccare dalla memoria, però bisogna anche dimenticare, perché la memoria ha una componente che è anche l'oblio, perché non possiamo contenere tutto. E l'altro discorso è che accettare la vita, la condizione umana nella completezza vuol dire accettarne anche i limiti, e anche questo è un discorso difficile oggi, in cui in qualche modo l'uomo si pensa a creatore di se stesso e con la possibilità di crearsi, mantenersi, salvarsi.